Amici sportivi, benvenuti qui dal Pallavalenti di Capodorlando per la penultima giornata di questo campionato, almeno la stagione regolare di Serie B girone D. Di fronte la Irritec Costa d'Orlando contro la Bava Virtus Pozzuoli, una gara che ha un intenso significato volendo per entrambe le formazioni. Intanto ho il piacere e anche l'onore di avere accanto a me questo pomeriggio Martina Costantino da Pozzuoli, che commenterà insieme al sottoscritto l'incontro qui al Pallavalenti. Dicevamo, Martina, una partita che per entrambe le formazioni ha un'importanza sicuramente delicata e fondamentale. Per la Costa d'Orlando potrebbe significare il raggiungimento della salvezza, visto l'ultimo impegno a Battipaglia, peraltro reduce da una sconfitta esterna di ben 87 punti di scarto, quindi insomma sono due punti che la Costa d'Orlando non dovrebbe avere difficoltà a portare a casa. Per Pozzuoli invece quale può essere l'interesse a portare a casa questi due punti? Intanto buonasera a tutti. Ecco, piacere mio essere ospite qui a Capodorlando da voi. Per Pozzuoli più che un aspetto a livello di punteggio, perché ormai la 14ª posizione sembra essere la condanna un po' da un po' di tempo di Pozzuoli, sicuramente Pozzuoli ha bisogno di una vittoria per una questione di morale, perché Pozzuoli, ecco, è condannata ad affrontare i play-out. Sicuramente portare a casa due punti, quattro punti o quelli che siano potrebbe aiutare la squadra ad affrontare i play-out in maniera diversa, a magari non a continuare a crederci ma proprio a iniziare a crederci, perché questa è una squadra che pecca un po' per quanto riguarda il morale. Sì, ha tanti problemi durante questa stagione, eppure la squadra insomma conta anche di un roster di grande esperienza. Mi riferisco a Chirichello, mi riferisco a Tessitore, ma anche lo stesso Matteo Bini, insomma giocatori che di questa categoria ne hanno visti di parquet anche abbastanza. Eppure però è mancato qualcosa. Che cosa secondo te? Pozzuoli è mancato probabilmente il fattore gruppo, nel senso che i ragazzi sembrano un po', diciamo, andare alla deriva, nel senso che non si sono integrati subito, ci sono stati problemi anche per quanto riguarda l'allenatore. Infatti c'è stato il famoso cambio tra Mauro Serpico e Mariano Gentile. Mi sentirei di dire, da buona napoletana, anche un po' il fattore scaramantico, la sfortuna ci ha un po' perseguitato quest'anno a differenza dell'anno scorso. Poi ecco, stasera saremo senza il capitano, senza Salvatore Enrico, quindi anche quello è un aspetto negativo. Abbiamo preso un nuovo giocatore, Ferdinando Smorra, non abbiamo ancora avuto il piacere di vederlo in campo con la casacca giallo-blu a causa di un infortunio alla caviglia. Se non è sfortuna questa, io non so che cosa definire altro come sfortuna. E poi però anche dei problemi, ripeto, sicuramente interni, non si riescono ad approcciare bene alle partite. Forse sarà il primo anno di B, diciamo. Bene, allora andiamo con i quintetti delle due formazioni. La Costa d'Orlando si presenta sul parquet con Balic, Tamburrini, Bolletta, Bartolozzi e Gambarota, mentre per la Bava Virtus Pozzuoli in campo Chirichello, Tiam, Di Marco, Bini e Tessitore. Questi due quintetti pronti per la palla 2, arbitri dell'incontro i signori Alessandro Soave e Francesco Uncini. Tutto pronto dunque, penultima giornata di campionato che comincia proprio in questo momento con il primo possesso a favore della Irritec Costa d'Orlando con il suo playmaker Amar Balic. Esce dai blocchi Tamburrini, pronto per l'uno contro uno proprio con Tessitore, va fino in fondo Tamburrini, che non riesce comunque, appoggiando al ferro, ad andare a canestro, e allora recupera lo stesso Tessitore il rimbalzo, si fa carico lui di portare il pallone dall'altro lato del campo, sempre Tessitore, trova un compagno libero in Bini, il pallone finisce nelle mani di Di Marco, fuori per Tima, che sbaglia però nel ricevere questo pallone dal compagno che finisce fuori. Due errori, diciamo, piuttosto, insomma, forse dettati più dall'emozione da dover rompere il ghiaccio, Martina. Assolutamente sì, ragazzi, sono anche abbastanza tesi proprio per in vista dei play-out. Rieco la Costa d'Orlando in azione d'attacco con Bolletta, riceve Bartolozzi il suo arresto e tiro che non va, il rimbalzo è preda del numero 7 Chirichello, che cede il pallone ancora a Di Marco, il pallone per Tiam, è ancora un problema nella ricezione per il giovanissimo centro di Pozzuoli. Allora riparte Amar Balic in transizione, dentro per
Bartolozzi che subisce fallo, non riesce a realizzare, si segna davvero poco in questi minuti iniziali di partita, ma adesso Bartolozzi ha la possibilità di presentarsi dalla linea della carità per due tiri liberi consecutivi. Doppio errore in ricezione per Thiam. Sì, Thiam è un ragazzo classe 98, sicuramente quello che gli manca è un po' di esperienza, però anche lui è un giocatore che ha visto campionati di Serie B, anche presenze in Serie A2, deve soltanto perfezionare alcuni aspetti, magari mettere anche un po' di massa, perché uno dei problemi forse è appunto il fisico, che ha bisogno di mettere massa muscolare, vediamo con Di Coste, bello sì, scontro. Infatti, un 2,18 m contro un 2 m e qualcosa a proposito di Timi, 2,03 m, insomma sarà un bello scontro. 2 su 2 per Bartolozzi, adesso il tentativo da 3 punti che però non va da parte di Bini, che comunque mantiene una buona percentuale dalla lunga distanza in questa stagione, e riprende il pallone a Costa d'Orlando con Balic fuori per Tamburrini che finta il tiro, poi cede il pallone, almeno questo era il suo tentativo, nelle mani di Bartolozzi che sbaglia, allora ci prova Tessitore che la mette dentro subito al suo primo tentativo, si riconferma ancora un grande cecchino. Tessitore è qualcosa, probabilmente la salvezza di Pozzuoli a livello di punteggio, perché è un uomo che comunque viaggia su 15 punti di media e a una squadra come Pozzuoli che milita in una parte bassa della classifica serve non poco. Assolutamente sì, intanto c'è un altro fallo fischiato a Pozzuoli, a Thiam in questo momento, e quindi torna nuovamente in lunetta Bartolozzi e proprio a lui è stato fischiato il fallo. E c'è subito un problema falli per Pozzuoli con il giovane lungo di colore che si ritrova adesso già a soltanto 2 minuti dall'inizio della partita con 2 falli sulle spalle. Questo è un po' un errore che Thiam commette spesso purtroppo. Vabbè, anche noi con Bartolozzi non ci lamentiamo su questo. Ok, perfetto, questo ci rincuora, devo dire, è assolutamente rincuorante per Pozzuoli, però avere, come dicevo prima, un lungo, già 2 falli a 8 minuti dal termine del primo quarto è un grosso problema, senza Enrico a maggior ragione. Altro 2 su 2 per Bartolozzi, molto preciso dalla lunetta, 4-3 il punteggio, sono passati soltanto 120 secondi dall'inizio della gara, c'è un fallo adesso fischiato invece alla Costa d'Orlando a Tamburrini, è il suo primo fallo naturalmente, il primo fallo di squadra anche per la Costa d'Orlando, il pallone per Di Marco, fuori ancora per il numero 7 Chirichiello. Tenta l'uno contro uno con Bolletta, poi riceve Thiam che commette un'infrazione di passi evidente, così infatti anche il fischio degli arbitri, corretta la decisione degli arbitri, non è riuscito a fermarsi sul pallone ricevuto nel tentativo di raggiungere il ferro, ha commesso infrazione di passi. Vedo molti errori da entrambe le parti, probabilmente proprio come diciamo prima l'emozione e la tensione per l'importanza della gara. Assolutamente sì, significherebbe raggiungimento dell'obiettivo stagionale per la Costa d'Orlando, portare a casa questa partita. Tamburrini fuori per Balic, ha tutto il tempo per prendere la mira, non va il tiro da 3 punti per Amar Balic, la transizione rapida di Pozzuoli, poi però si ferma Bini, stava per perdere il pallone grazie alla buona intensità difensiva messa da Bolletta, e poi Tessitore non punisce gli avversari con questo tiro da 3 sbagliato, può ripartire con un attimo più di velocità, sarebbero già arrivati a canestro i ragazzi della Costa d'Orlando, invece decide di fermarsi Bolletta e allora va fino in fondo Giovanni Gambarota appoggiando al ferro il 6-3 per la Costa d'Orlando. Riparte Pozzuoli con Di Marco, pallone per Tessitore, molti dei palloni nell'azione d'attacco di Pozzuoli passano naturalmente dalle sue mani, il giocatore decisamente più di esperienza ma anche con più punti nelle mani della squadra ospite, ancora Di Marco l'uno contro uno, il suo arresto e tiro che non va, l'errore è il rimbalzo di Riccardo Bartolozzi. Riparte ancora la Costa d'Orlando, in questo momento l'inerzia della gara Martina mi sembra sia nelle mani della Costa d'Orlando. Eh sì, assolutamente, giustamente anche voi avete una motivazione forse in più per portare a casa questa partita e questo conta non poco. Pozzuoli, mi sento di dire che probabilmente non ha neanche intenzione di forzare più di tanto, perché bisognerà arrivare ai play-out nelle migliori condizioni. Intanto vediamo qui l'erroraccio di Bini che proprio si è lasciato rubare una palla e va fino in fondo, va fino in fondo Tamburrini con un ottimo passaggio di Amar Balic, l'8-3 a 6 minuti dalla prima pausa, troppi errori in attacco per Pozzuoli,
Adesso si riparte ancora con Tessitore, il pick and roll che non si concretizza con Tiam. Allora c'è il fallo fischiato a Tamburrini e dovrebbe essere il suo secondo fallo. Anche questo non è una buona notizia per la Costa d'Orlando. Infatti è già pronto sul cubo dei cambi Luca Fowler, ma c'è il time out richiesto da coach Gentile. Eh sì, time out d'urgenza proprio chiesto da coach Mariano Gentile, che probabilmente avrà qualcosa da ridire ai suoi ragazzi per come stanno approcciando la gara, perché come dicevi anche tu, Pozzoli sta commettendo veramente tanti errori. 8-3 il punteggio, e quindi vediamo che per Pozzoli segnare soltanto tre punti, è veramente, veramente grave, perché siamo praticamente a metà del primo quarto, non si può assolutamente segnare soltanto tre punti con la tripla appunto di Gennaro Tessitore, tra l'altro anche pochi proprio tentativi di andare a canestro, vediamo solo... No, il dato importante è che non hanno mai provato da due punti, appunto, hanno soltanto tirato da tre punti, uno su quattro al momento il bottino statistico di Pozzuoli. Naturalmente non può continuare così, soprattutto se si vuole mantenere una distanza accettabile dagli avversari per giocarsela fino alla fine. Mancano 5 minuti e 54 alla fine del primo quarto, 8-3 il punteggio, il time out chiamato da Mariano Gentile per cercare di parlare ai suoi. Si riprenderà con un'azione d'attacco di Pozzuoli, visto il fallo secondo fischiato a Tamburrini, che è stato adesso sostituito da Luca Fowler, il giocatore laziale che fa il suo primo ingresso in questa partita qui alla Pala Valenti. Di Marco in possesso palla per Pozzuoli, cerca di uscire dai blocchi Tessitore, buona la marcatura e il raddoppio in questo caso della Costa d'Orlando. Bini va fino in fondo, non va il suo canestro tirato poi allo scadere dei 24 secondi per l'azione d'attacco, un altro errore questa volta però con un tiro da due punti, almeno si sblocca anche questo dato statistico. La finta di Bolletta che poi va fino in fondo, cerca di scaricare per Bartolozzi che subisce ancora un fallo e realizza. Fallo fischiato a Di Marco, sarà un tiro aggiuntivo per Riccardo Bartolozzi. Cerca di prendere il largo adesso la Costa d'Orlando, vuole chiuderla subito questa partita, anche come perché è reduce da due incontri non giocati proprio alla grande, in casa contro Scauri e poi a Palermo nel derby siciliano, due incontri che venivano peraltro dopo la vittoria a Reggio Calabria contro la Viola, però ha fallito due match point per la salvezza e questa è l'ultima possibilità che rimane alla Costa d'Orlando per poter raggiungere l'obiettivo stagionale alla penultima giornata. Diciamo che anche Pozzuoli ha qualcosa di cui riscattarsi, perché l'ultima gara contro Valmontone è stata una delle peggiori della stagione, una partita approcciata completamente male, quindi quantomeno avere questa sera una reazione, perché 10-3 come punteggio veramente brutto da vedere per Pozzuoli, con soli tre punti realizzati, non per la differenza canestri assolutamente. Il resto è tiro di Bini che però non va, il rimbalzo ancora di Riccardo Bartolozzi, sicuramente il protagonista di questo primo parziale qui alla Pala Valenti. Ha sbagliato però prima il tiro libero aggiuntivo, allora Bolletta riceve nel post basso, perde il pallone grazie anche all'ottimo lavoro difensivo dello stesso Bini che si riscatta per l'errore offensivo. L'arresto e tiro di Tessitore che però non va, il rimbalzo comunque è del numero 7 che riesce a realizzare due punti, Carrichiello. 10-5 a 4 minuti e 40 dalla prima pausa di questo incontro qui alla Pala Valenti. Amar Balic, il blocco di Bartolozzi, ancora Gambarota che va fino in fondo, lo scarico per Bartolozzi che poi secondo gli arbitri tocca per ultimo il pallone, quindi palla persa per la Costa d'Orlando e riconquistata invece per Pozzuoli che cerca comunque di rimanere attaccati alla gara e non lasciar sfuggire naturalmente gli avversari, anche se non è una bellissima partita. No, infatti, come dicevamo prima, tanti errori da parte di entrambi, però diciamo che siamo al 14 di aprile, penultima giornata di campionato, c'è stanchezza da entrambe le parti, devo dire. Perde pallone Tessitore che probabilmente si è anche fatto male, intanto stava per perderlo invece in transizione. Luca Fowler da tre punti, non va il rimbalzo, comunque in attacco catturato da Bartolozzi, ancora Luca Fowler in possesso palla, cerca un compagno libero, lo trova in Amar Balic, poi dentro ancora per Bolletta, la sua finta, il pallone fuori ancora per Bartolozzi, ancora per Giovanni Gambarota, circola bene il pallone e la Costa d'Orlando quando gira bene la palla realizza punti pesanti come questa tripla di Giovanni Gambarota.
Sicuramente una tripla importante, adesso speriamo in una reazione di Pozzuoli con Di Marco per Carrichiello, però 13-5, comunque Pozzuoli soffre. Ancora il pallone dentro per Thiam, che però se lo porta fuori grazie anche all'interdizione difensiva da parte di Giovanni Gambarota, con un po' di esperienza ha dato una spallata al giovane avversario, che è stato costretto ad uscire con il pallone in mano fuori dal campo. Quindi riconquista il pallone la Costa d'Orlando a 3 minuti e mezzo dalla fine del primo parziale, 13-5 il punteggio. Amar Balic per Luca Fowler, esce dai blocchi Giovanni Gambarota, c'è un fallo in attacco fischiato a Bartolozzi e quindi si riconferma il problema falli per i lunghi. Tanto Tessitore non, diciamo, non si era infortunato, perfettamente. Si toccava l'inguine sì. Dopo quella mezza scivolata, praticamente, che però ha perso il pallone in quell'azione. No, no, un altro infortunato a Pozzuoli, no, per favore. Sbagliata la tripla da parte del numero 16 Bini. Intanto c'è un fallo fischiato a Pozzuoli, chiede l'antisportivo coach Condello. Sinceramente non mi sembrava un uno contro nessuno, c'erano altri difensori di Pozzuoli nella loro metà campo. C'è un cambio, entra con il numero 20 Fatim Medovic, esce Iba Koite Thiam. Problema di falli, c'è bisogno di sostituire appunto i lunghi per quanto riguarda Pozzuoli. Entrambe le squadre si trovano ad un fallo dal bonus, anzi no, sono entrambe in bonus già adesso, quindi adesso si andrà in lunetta ogni fallo commesso, come in questo caso di Carrichiello, il fallo fischiato dagli arbitri su Giovanni Gambarota, che si presenterà adesso dalla lunetta per cercare di allungare ancora il vantaggio, che potrebbe addirittura arrivare in doppia cifra dopo 7 minuti di gioco. 13-5 adesso il punteggio, ha la possibilità Giovanni Gambarota di portare a quota 15 la Costa d'Orlando e quindi più 10 nei confronti degli avversari. Primo tiro libero per Giovanni Gambarota che non va. Gambarota che sta tirando dalla lunetta con il 76% in questa stagione. 0-2, ma il rimbalzo è di Bartolozzi, che si è avventato su questo pallone vacante, va fino in fondo e realizza 2 punti appoggiando al tabellone Riccardo Bartolozzi. 15-5 dunque, doppia cifra di vantaggio per la Costa d'Orlando. Riparte Pozzuoli con Di Marco, su di lui Amar Balic, non sa chi cedere il pallone e tenta questo passaggio difficile, infatti non viene controllato dal compagno. Allora riparte ancora la Costa d'Orlando con Gambarota che va fino in fondo, stava per perdere il pallone, riesce a recuperarlo e a cederlo a Fowler che va da Amar Balic. Ancora Balic, il suo tentativo da 3 punti, prende il ferro, non va, il rimbalzo questa volta è di Pozzuoli con Fatim Medovic, sì, montenegrino, giovane scuola proprio Virtus Pozzuoli, che sta facendo la formazione con noi, promettente il ragazzo, devo dire. E c'è un fallo fischiato alla Costa d'Orlando sul tentativo di andare a canestro di Matteo Bini, fallo fischiato a Luca Bolletta, primo fallo per lui, si andrà in lunetta per Pozzuoli. Esce proprio Bolletta ed entra con il numero 7 Enrico Di Costa, per la prima volta in campo in questa partita anche Di Costa. Intanto in lunetta per Pozzuoli c'è Matteo Bini che sbaglia il primo. Veramente pochi punti segnati da Pozzuoli, solo 5 in 8 minuti di gioco. Vediamo il secondo tiro libero di Matteo se andrà a buon fine. Sbaglia anche il secondo, niente. Pozzuoli come Gambarota prima, anche Bini sbaglia i 2 tiri liberi a sua disposizione, quindi si riparte con la Costa d'Orlando in attacco con Giovanni Gambarota, su di lui Carrichiello, ancora Luca Fowler che riceve, bello il pallone per la schiacciata di Riccardo Bartolozzi che infiamma il Palavalenti. 2 parole a favore di Costa d'Orlando, mi sa che avete veramente tanta voglia di salvarvi, si vede veramente.
e soprattutto di riuscire a salutare il pubblico qui al Pallavalenti con una buona prestazione, perché le ultime fornite non sono state sicuramente all'altezza di questa squadra. Buona la circolazione di palla della Pozzuoli, che poi tenta con questo tiro sulla sirena da tre punti di Carrichello, che però sbaglia. Il rimbalzo ancora di Bartolozzi, veramente grande protagonista di questa gara, già autore di 10 punti. Balic, suo tentativo di uno contro uno, sfrutta il mismatch, poi il pallone per Di Coste che va fino in fondo, le sue lunghe leve difficilmente sbagliano da quella posizione. 19-5, cerca di prendere il largo adesso la Costa d'Orlando in questo finale di primo parziale. Intanto Pozzuoli ha sostituito il playmaker, non c'è in campo Mattias Di Marco ma il giovane Nicola Conforto, classe 99, che passa la palla a Bini, ma ancora sfortunato un errore, sì, sfortunato assolutamente. Conquista palla ancora comunque Pozzuoli dopo il doppio errore di Bini da sotto canestro. Tessitore adesso probabilmente tenterà la soluzione personale, che sbaglia. Allora rimbalzo ancora di Bartolozzi, che riparte direttamente, porta lui il pallone dall'altro lato del campo, lo cede a Fowler. Il tentativo di passaggio di Bartolozzi per Fowler, e Condello sta dicendo qualcosa proprio al suo giocatore, cioè di arrivare e attaccare il ferro visto che non aveva nessuno davanti, invece di fermarsi. E c'è un altro, sì, cambio, è stato un po' un errore banale. Esce Bini per Pozzuoli ed è entrato con il numero 6 Di Domenico, invece entra Spasojevic, esce Bartolozzi ed entra anche il giovanissimo Ferrarotto al posto del playmaker Amar Balic. Più 14 per la Costa d'Orlando a 30 secondi dalla fine del primo quarto, ed è proprio Ferrarotto a ricevere il pallone da Fowler, ceduto a Spasojevic, difesa zona adesso per Pozzuoli che cerca di limitare gli avversari cambiando sistema difensivo. Il blocco di Spasojevic per Ferrarotto, che cede un ottimo pallone. Bella la circolazione di palla della Costa d'Orlando, che punisce Pozzuoli con un'altra tripla di Giovanni Gambarota. Intanto Tessitore forse cercherà anche lui la tripla, no, la penetrazione bloccato proprio da Costa. E c'è il fallo tecnico, mi pare, fischiato proprio a Tessitore, non vorrei sbagliarmi. C'era stata la stoppata, sì, fallo tecnico fischiato a Tessitore praticamente sulla sirena. Non è finito il quarto, gli arbitri richiamano i giocatori in campo, perché anche se è suonata la sirena però il fischio era arrivato qualche decimo prima, quindi si dovrà quantomeno tirare il tiro libero. Naturalmente i giocatori di Pozzuoli sono già in panchina, perché anche se dovesse sbagliare non ci sarà tempo per continuare, quindi un tiro libero aggiuntivo per Luca Fowler. 22-5 il punteggio, e sbaglia Fowler, quindi si ferma a 22 la Costa d'Orlando, che ha dominato questo primo quarto. Più che dominato, assolutamente. Ci risentiamo tra poco, sempre qui dalla Pallavalenti di Capo d'Orlando.
Tutto pronto qui dal Pala Valenti per il secondo quarto della gara tra Costa d'Orlando e Pozzuoli. Primo quarto nettamente a favore dei padroni di casa, si è concluso infatti 22-5. Pozzuoli con grandissime difficoltà, soprattutto in fase offensiva, tantissimi gli errori, un po' per demeriti propri, un po' anche per merito della difesa della Costa d'Orlando, che ha limitato almeno fino al momento, come meglio non poteva, i giocatori più pericolosi di Pozzuoli. Martina, assolutamente sì, perché Tessitore soltanto 3 punti in un quarto si è visto poche volte, in più è gravato di un fallo tecnico, cosa che mette in difficoltà Pozzuoli. Ha 2 uomini soli al referto Pozzuoli: Tessitore con 3 punti, Carrichiello con 2. Ben diverso il discorso per quanto riguarda Costa d'Orlando: Gambarota a 8, Di Coste a 2, Tamburini anche 2, e poi Bartolozzi, che è emerso maggiormente, è l'uomo che è emerso maggiormente appunto di squadra, già in doppia cifra con 10 punti, quindi sicuramente da menzionare subito. Per quanto riguarda un po' le percentuali di tiro, per Costa d'Orlando 6 su 8 da 2, 2 su 6 da 3, 4 su 8 ai liberi. Per quanto riguarda Pozzuoli invece, glaciali, percentuali glaciali, 1 su 6 da 2, 1 su 7 è la tripla, scusami Martina, no, la tripla di Enrico Di Coste, che ha mani educate nonostante l'altezza. 25-5, parziale adesso che diventa preoccupante per gli ospiti. Mi sentirei di dire proprio tranquillamente che Pozzuoli non è ancora entrata in partita, perché 5 punti in più di un quarto veramente sono qualcosa di preoccupante e anche proprio brutto da vedere per una squadra che dovrebbe trovare la carta giusta per poter reagire, perché come dicevo anche prima c'è bisogno di trovare il morale giusto, la motivazione che possa portare questa squadra alla salvezza, quella che forse un po' di parte mi sento di dire comunque merita, perché giocatori d'esperienza ce ne sono, quindi non siamo forse così male. Intanto Tessitore in lunetta, vediamo se riuscirà a sbloccare questi 5 punti di Pozzuoli che sono fermi da un po' che Pozzuoli non trova il canestro. Realizza il primo tiro libero Gennaro Tessitore, giocatore insomma di grande esperienza che conosciamo benissimo, sta tirando con l'86% in questa stagione dai tiri liberi, i suoi tiri liberi, quindi ottime percentuali per lui considerando che siamo a fine stagione. Manco a dirlo, ha sbagliato il secondo, però il rimbalzo offensivo è di Pozzuoli. Succede sempre così, Martina. Assolutamente, quando si dice una cosa. Vale un punto in più questa andata in lunetta, perché Tessitore realizza comunque il tiro successivo, quindi 3 punti per Tessitore, 25-8 invece adesso il punteggio. Con la Costa d'Orlando adesso avanti, sempre in cabina di regia il giovane Alessio Ferrarotto, il pallone per Gambarota, fuori per Di Coste, bello il passaggio per Spasojevic che viene però raddoppiato e non riesce a trovare la via del canestro. Allora riparte adesso con il numero 20 Pozzuoli, su di lui c'è Enrico Di Coste, bello il passaggio per Carrichiello, ancora per il numero 20 che forse commette infrazione di passi, gli arbitri non fischiano, il rimbalzo comunque di Enrico Di Coste, parte velocissimo e bello il pallone per Gambarota che subisce fallo e realizza il canestro. Secondo gli arbitri è stato toccato da un compagno. Io non ho visto il tocco, ho visto che ha saltato Spasojevic, ma non mi è sembrato l'abbia abbia deviato il corso della palla. È stato però in movimento, certo, quindi certo. Magari non ce ne siamo riusciti a rendere conto. Sicuramente l'arbitro ha una visuale migliore della nostra. Assolutamente sì, noi li vediamo di spalle, loro invece no. Quindi dovrebbero essere allora 2 tiri liberi. Sì. Invece del tiro aggiuntivo, perché il canestro non è stato convalidato. Non è valido, assolutamente. 25-8 a 8 minuti dall'intervallo lungo, avanti sempre la Costa d'Orlando, cerca di dare segnali di risveglio Pozzuoli, ma in 2 minuti ha segnato 3 punti. Già qualcosa, però mi sento anche di dire che Pozzuoli paga molto, moltissimo l'assenza di Enrico. Giocare certo, senza Enrico certo. È un grosso problema, perché giocatore anche lui di esperienza, storico di Pozzuoli, anzi sicuramente Sasi ci starà guardando, quindi salutiamo il capitano, se me lo concedi. Assolutamente sì, ci mancherebbe. Salvatore Enrico, che ha realizzato 210 punti in questa stagione con Pozzuoli, giocando 22 partite del 28 fin qui giocate. 26-8 adesso il punteggio, 1 su 2 per Gambarota. Si riparte con Pozzuoli
in possesso palla, ancora in campo con il giovanissimo Conforto. Conforto e Memedovic, due tra i più giovani della formazione puteolana, 99 Conforto, 2000 Memedovic, e poi c'è anche Di Domenico, sempre 99, quindi coach Gentile schiera i giovani in questo momento, c'è proprio Conforto a portare palla. Eh sì, perché peggio di quello che abbiamo visto nel primo quarto è veramente difficile farlo. È impossibile, non difficile. Buona la circolazione di palla, però in questo caso Di Pozzuoli sbaglia la tripla a Conforto, ma ha fatto bene a prendersi questo tiro, aveva lo spazio giusto per poterci provare. Non viene fischiata infrazione a Ferrarotto di passi, allora Gammarota va fino in fondo, il rimbalzo offensivo è di Enrico Di Coste che realizza altri due punti per il 28-8, ancora più 20 per i padroni di casa. È pronto sul cubo dei cambi Luca Bolletta. Brava Costa d'Orlando a mantenere un vantaggio di più 20 che è più che considerevole. Per quanto riguarda Pozzuoli, ovviamente i giovani in campo, visto che a livello di classifica cambierà poco avere o no due punti, è giusto, è l'occasione giusta per dare minuti ai ragazzi. Ancora Di Coste a disturbare al rimbalzo gli avversari, Ferrarotto va fino in fondo e appoggia Cresto, ma è sfortunato, ma è Di Coste a conquistare il rimbalzo, ancora offensivo e a segnare, subire fallo Di Coste, che a differenza delle ultime prestazioni fatte vedere nell'ultimo mese praticamente, sembra quest'oggi essersi risvegliato. Questa è una buona notizia per coach Condello, un giocatore arrivato qui l'anno scorso e quando è arrivato veramente era un altro giocatore, non aveva praticamente nessun fondamentale quasi, nonostante i suoi 2,18 m, ma ha lavorato tanto in palestra anche d'estate, anche ad agosto quando i compagni erano in vacanza, lui ha continuato a lavorare in palestra sotto la guida di coach Condello, di Guido Vittorio e di Liano Sant'Ambrogio, da migliorare veramente tantissimo, e i suoi 2,18 m infatti si fanno sentire. Pozzuoli sta soffrendo perché un giocatore del genere è invidiabile per quanto riguarda l'altezza, non se ne trovano. Sporca tutti i palloni in difesa degli avversari e riesce anche a conquistare buoni rimbalzi d'attacco, la tripla che non va da parte di Tamburrini, il rimbalzo conquistato da Spasojevic che poi sbaglia la cosa più semplice, cioè l'appoggia al tabellone, e allora riconquista il pallone con Di Marco Pozzuoli, cerca di andare fino in fondo però poi si ferma. Mi sembra non ci sia proprio nemmeno la convinzione di voler andare ad attaccare il canestro, è proprio una sensazione. Quello è il problema, sì, no, ma è giusto, i ragazzi non riescono proprio a trovare la sintonia giusta, il giusto approccio alla gara, è quello che fa rabbia. Questa è un'azione doppia che è la dimostrazione di come sta andando l'inerzia della partita. Di Marco prima si è fermato nell'uno contro uno, avrebbe potuto attaccare il ferro, Tamburrini invece lo ha fatto e ha realizzato altri due punti, 33-8 il punteggio. Continua ancora a macinare punti la Costa d'Orlando contro un inerme Pozzuoli che continua a commettere errori, riparte ancora Spasojevic per Ferrarotto, fuori per Bolletta che poi tenta la penetrazione, subisce fallo, viene infrazione di passi, anzi viene fischiata infrazione di passi a Bolletta. Intanto per Pozzuoli si prepara il cambio, esce Valerio Di Domenico, entra Ernesto Carrichiello, esattamente, quindi torna con i suoi uomini di esperienza coach Gentile, sostituito due under, appunto Conforto e Di Domenico, e sono ritornati in campo Carrichiello e Di Marco. È proprio Di Marco a portare palla in questo momento. E c'è il fallo fischiato proprio a Bolletta in difesa per la Costa d'Orlando. Secondo fallo per Luca Bolletta, 33-8, sicuramente la Costa d'Orlando al momento può dormire sonni tranquilli, naturalmente non si deve rilassare perché insomma, però l'inerzia proprio della gara sembra in assoluto controllo da parte della Costa d'Orlando. La tripla sfortunato in questo caso Di Marco, perché il tiro è stato praticamente sputato dal canestro, adesso Spasojevic si avventura in un cost to cost, sbaglia il rimbalzo offensiva di Di Costa che subisce il fallo di Tessitore. Il fallo si riprende con una rimessa per la Costa d'Orlando, è già pronto Alessio Ferrarotto, pallone fuori per Tamburrini.
Ancora Tamburrini che tenta l'uno contro uno, sta per perdere il pallone, deve cederlo a Spasojevic che ha pochi secondi per andare al tiro, costringe Bolletta ad un tiro improbabile, poi conquista il rimbalzo comunque in attacco Spasojevic. Anche questo è un fattore di questa gara, cioè i tanti secondi tiri concessi agli avversari. È vero anche che probabilmente cede qualche centimetro Pozzuoli nei confronti della Costa d'Orlando, però è anche una questione di grinta, una questione proprio di convinzione andare a rimbalzo. Sì, il problema di Pozzuoli è che sembra non crederci, almeno questa è la sensazione che viene a me seguendoli costantemente, ed è un peccato perché comunque c'è un altro campionato praticamente da affrontare, ci sono i play-out e ripeto, l'atteggiamento non è giusto. Sbaglia Tamburrini con il suo arresto e tiro, allora il rimbalzo di Pozzuoli che riparte ancora con Di Marco, questa volta intende attaccare il ferro ma sbaglia ancora una volta, e allora riparte ancora la Costa con ancora Tamburrini, il pallone dentro per Bolletta che segna e subisce il fallo di Di Marco. Se nei primi 10 minuti Pozzuoli aveva realizzato 5 punti, ne sono passati quasi 6 nel secondo quarto e ne ha realizzati ancora solo 3. Solo 3, veramente 35-8, non riesce a raggiungere nemmeno la doppia cifra Pozzuoli, quindi proprio non c'è altro da dire, anche questo approccio completamente sbagliato alla gara, perché ci sta lo svantaggio, ma non 8 punti segnati, assolutamente. E bisogna ricordare comunque la differenza di motivazioni, perché Pozzuoli è già destinato a dover fare i play-out, probabilmente con la testa è già in non questa seconda fase. Non siamo già ai play-out, assolutamente. Del campionato, certo. Però comunque 8 punti non vanno bene. Sì, ormai il campionato per Pozzuoli è terminato, almeno la fase regolare, si cerca anche di risparmiare un po' energie per poter affrontare al meglio i play-out, però anche per quanto riguarda il pubblico che ci segue da casa, al palazzetto, bisognerebbe vedere un po' di grinta in campo da parte dei ragazzi, questo lo dico proprio spassionatamente. Vediamo proprio questi numeri dei ragazzi di questa sera per quanto riguarda Costa d'Orlando, numeri più che buoni, 35 punti realizzati con 2 punti di Bolletta, 4 punti di Tamburrini, 7 punti di Di Coste, 12 punti di Gambarota, 10 di Bartolozzi, 10 su 18 da 2, 3 su 10 da 3, 6 su 11 ai liberi. Per Pozzuoli c'è poco da dire, 6 punti di Tessitore e 2 punti di Carrichiello, 2 su 14 da 2, 1 su 9 da 3, 1 su 4 ai liberi, quindi proprio molti molti tiri completamente sbagliati. Si riparte comunque con il tiro aggiuntivo di Bolletta e si presenta dalla linea della carità e sbaglia anche lui il tiro aggiuntivo, percentuali sicuramente poco confortanti in entrambi i lati del campo per quanto riguarda i tiri liberi, perché ha un 1 su 4 Pozzuoli e un 4 su 9 proprio alla Costa d'Orlando. Va fino in fondo ma viene stoppato da Bartolozzi, il numero 9, Fabrizio De Ninno. 35-8 a 4 minuti dall'intervallo lungo. Pozzuoli rimane comunque in zona d'attacco, ha 8 secondi per chiudere la sua azione offensiva. Il pallone adesso per Di Marco che scarica fuori sempre per il numero 9 De Ninno. Non sa a chi cedere il pallone, viene stoppato un'altra volta e sarebbero scaduti 24, però ha ragione l'arbitro, secondo me il possesso era tornato alla Costa d'Orlando. Anche io questo sono d'accordo se il possesso rimane a Pozzuoli, perché Fowler ha avuto il pallone in mano e quindi il possesso era nelle mani della Costa d'Orlando. Sì, sì, è giusto così. Reclamavano lo scadere dei 24, ma è suonata sì la sirena, ma la palla era in possesso della Costa d'Orlando. Assolutamente. Quindi comunque precedentemente un altro errore di Pozzuoli, quindi vediamo questa palla giocata da Di Marco per Memedovic. Bello il movimento di Memedovic. Bravo Fati con 2 punti, ecco finalmente doppia cifra, almeno quello. Però comunque 25 punti di vantaggio per Costa d'Orlando. Sofferenza di Pozzuoli ancora. La tripla sbagliata di Bolletta dopo una buona circolazione di palla e il passaggio di Enrico Di Coste. Sbaglia questa volta Tessitore che cede il pallone nelle mani di Bartolozzi che va fino in fondo sul passaggio di Luca Fowler. Riccardo Bartolozzi che arriva
a quota 12 punti realizzati, in questo momento il miglior realizzatore della gara, in doppia cifra anche Giovanni Gambarota, autore già di 11 punti, 37 a 10 più 27 per la Costa d'Orlando. Adesso è Tessitore in possesso palla, le sue finte che ubriacano letteralmente Bartolozzi e mette una tripla importante. Tessitore, sì. Tredicesimo punto per Pozzuoli. Bolletta per contrastare la difesa nuovamente a zona della squadra ospite, con Balic di fronte a lui proprio Gennaro Tessitore, ancora Balic che tenta l'uno contro l'uno, il pallone fuori per Di Coste. Che mano Enrico Di Coste, posta alto, ha messo un gran canestro, non è facile, ricordiamo 2,18 m per lui. Io lo ricordo a Pozzuoli, un giocatore che difficilmente usciva dall'area, dal pitturato, quindi che giocava molto sotto canestro. Noto con piacere che questa sera invece si prende anche dei tiri da fuori, quindi come dicevi tu c'è stato un miglioramento sui fondamentali, un lavoro estivo, ma anche durante il campionato, io me lo ricordo bene, è migliorato tanto, devo dire. Esce proprio Enrico Di Coste, dopo questo canestro realizzato al suo posto entra Stefan Spasojevic, uno degli under della Costa d'Orlando, 39 a 13, il punteggio a 2 minuti e 26 dall'intervallo lungo. Rimane in possesso palla ancora Pozzuoli con 8 secondi per concludere l'azione d'attacco. Il pallone per Di Marco. Carrichello dentro ancora per il numero 20 e subisce il fallo di Spasojevic, se non vado errato. Sì, è proprio suo il fallo. E c'è un cambio, esce Bolletta, entra nuovamente Giovanni Gambarota. Intanto rimessa. Sì, terzo fallo di squadra per la Costa d'Orlando, già bonus invece Pozzuoli. De Ninno in attacco per Pozzuoli. Bello il movimento, buona la finta. Belli due punti da sotto per De Ninno, 39 a 15 più 24 per la Costa d'Orlando, a 2 minuti esatti dalla fine del secondo quarto. Fowler fuori per Gambarota, ancora per Balic che ha tutto il tempo per prendere la mira. Amar Balic e pulisce il lento cambio di marcatura di Pozzuoli, lo hanno lasciato libero dall'angolo, difficilmente se ha il tempo di prendere la mira sbaglia. Buona invece adesso l'azione d'attacco di Pozzuoli che segna con Carrichello da sotto, ancora Marbalic, adesso la partita sembra essersi infiammata fortunatamente per gli spettatori qui presenti. Eh sì, perché comunque non è piacevole vedere una squadra, anche se ospite, comunque non vede proprio il canestro. Ed è un'altra tripla di Amar Balic, 2 su 2 per il playmaker della Costa d'Orlando. 45 a 17 adesso il risultato, a 1 minuto e 10 secondi dalla fine del secondo parziale. Carrichello dentro e poi il pallone finisce nelle mani del numero 9 De Ninno, che sbaglia però la tripla, il viene riconquistato, rimbalzo lungo ancora da Pozzuoli, Carrichello da sotto, subisce il fallo ma non riesce a realizzare, fallo commesso da Riccardo Bartolozzi. Dovrebbe essere il terzo se non sbaglio, no, secondo fallo per secondo. Bartolozzi, infatti è già pronto ad entrare Enrico Di Coste. Anche per la Costa c'è il numero 21 Riccardo Bartolozzi. Coste con due punti realizzati, è stato veramente pochissimo in... Sono più di due i punti realizzati. Sì, non era aggiornato, sì, sì, il... chiedo scusa. Enrico Di Coste, 9 punti, ecco, punti quindi. Ha già realizzato per una valutazione che è già a quota 21, grazie anche ai 7 rimbalzi presi. Intanto mette a segno il primo tiro libero Ernesto Carrichello, buono anche il secondo. Quantomeno Pozzuoli adesso inizia a segnare. Assolutamente sì, 45 a 19, anche se rimangono pochi, 11 punti in un quarto, ma sempre meglio che 8. Un quarto che per Pozzuoli è iniziato praticamente a 4 minuti dal termine, quindi. Infatti, Luca Fowler ci prova da 7 metri praticamente, il rimbalzo conteso tra Spasojevic e Pozzuoli che ha la meglio alla fine, che riparte con Tessitore, il pallone poi per Di Ninno. Su di lui c'è Gambarota, ancora Carrichello, ancora Gambarota, bene la stoppata di Spasojevic.
su Carrichello. Mancano 9 secondi per chiudere l'azione d'attacco, 23 invece per andare negli spogliatoi. Ancora in possesso palla Pozzuoli, 5 secondi dentro per Carrichello, che subisce il fallo e realizza. Stavolta il fallo sembra sia stato commesso da Luca Fowler. Ci sarà tiro aggiuntivo per Carrichello, arriva a quota 21. Già 16 punti Pozzuoli in questo secondo quarto, solo 5 nel primo. Un po' si è svegliata Pozzuoli. Mentre la Costa d'Orlando già a quota 23 punti in questo quarto, quindi mantiene comunque una media piuttosto alta rispetto ai 22 del primo quarto. 45 a 22 più 23 per la Costa d'Orlando, che all'ultima azione di questo secondo quarto, la tripla sbagliata da Balic. Adesso mancano un secondo praticamente, arriva sulla sirena, non so se è valido il canestro. Da due intanto. Io onestamente mi è sembrato che la palla si sia staccata dopo la sirena, però. A me sembra prima, valido. Valido da due punti il canestro di Tessitore. Quindi si chiude 45 a 24, si è ripresa nel finale Pozzuoli con questo ultimo tiro, peraltro sulla sirena, colpa di una gestione poco oculata di Amar Balic in attacco, che avrebbe potuto chiudere con la palla in mano, invece ha deciso di anticipare il tiro da tre punti concedendo ancora 5 secondi agli avversari per andare a canestro, e ci sono riusciti. 45 a 24, ci risentiamo dopo all'inizio del terzo quarto. Rieccoci nuovamente dal Palavalenti per il terzo quarto di questo incontro tra la Irritec Costa d'Orlando e Pozzuoli. Intanto giunge il risultato definitivo della gara tra Valmontone e Catania, ed incredibilmente il Catania ha vinto a Valmontone, regalando di fatto la salvezza alla Costa d'Orlando, visto che l'ultima gara la giocherà proprio a Battipaglia. 80-89 il risultato finale a Valmontone per una Catania che adesso incalza Pozzuoli in classifica. Non arrivano allora, belle notizie per voi. Allora, per noi intanto sì, per voi no. Assolutamente complimenti a voi, complimenti a Costa d'Orlando per la salvezza. No, non va bene per Pozzuoli, perché sulla carta la prossima partita di Catania è molto complicata, perché avranno Napoli da affrontare, quindi classifica alla mano, sono due punti assicurati per Napoli, e quindi Pozzuoli si confermerebbe in 14ª posizione, avendo a favore lo scontro diretto con Catania, perché l'ha battuta entrambe le volte. Voi l'ultima la giocate? Noi l'ultima la giochiamo con Salerno in casa, quindi difficilmente ci sarà una vittoria. E quindi dovrebbero mantenere queste le posizioni, diciamo. Assolutamente quindi sì, perché così appunto Catania andrebbe a scontrarsi con Valmontone, a questo punto è certa la notizia, e certo. Pozzuoli con Palermo. Realizza intanto Bini i primi due punti, scusami Martina, no, di questo inizio terzo quarto. Da sotto invece penetra e realizza Bolletta, che risponde immediatamente agli ospiti con questo canestro. 47 a 26, si accende da subito questo terzo parziale. Pozzuoli si è svegliato nella seconda metà del secondo quarto, realizzando ben 16 punti in 4 minuti, solo che la Costa d'Orlando mantiene un ottimo rollino di marcia in attacco, realizzando anche più canestri rispetto al primo quarto nel secondo parziale. Adesso è Spasojevic che riceve il pallone per Bartolozzi, che va fino in fondo e sbaglia, però un canestro peraltro nemmeno tanto semplice. Riparte adesso Pozzuoli con Di Marco, che fa sportellate con Balic, che lo contrasta bene, poi Bartolozzi un po' perde il pallone ed è da due punti il tiro di Bini. Quindi 4-2 in questo secondo, in questo terzo parziale per Pozzuoli, 47 a 28. Chissà se sarà giunta anche la notizia della sconfitta di Valmontone ai ragazzi di Condello. Penso di sì, perché una notizia del genere difficilmente si mantiene segreta. Balic, il suo tentativo da tre punti, Amar Balic. Si sveglia anche Amar Balic, il suo nono punto di questa gara. 3 non su 6. Non molla Costa d'Orlando, vuole regalare la vittoria al suo pubblico, chiudere la stagione casalinga in bellezza. Tanto Pozzuoli cerca di rispondere con i due punti di Fabrizio De Ninno. Sì.
Bel canestro di Danilo che ha battuto in primo passo il suo diretto avversario, è andato fino al ferro. Ancora Balic da tre punti, questa volta non va, ma il rimbalzo è di Spasojevic. Bolletta ci riprova ancora dai 6,75, non va nemmeno il suo tiro. Il rimbalzo questa volta è di Danilo che cede il pallone nelle mani di Di Marco. Fuori ancora per Bini, il suo tentativo da tre punti non va. Il festival delle triple sbagliate praticamente in questa parte della partita. Bini fuori per Carrichello, Condello invita alla difesa i suoi ragazzi, ancora Carrichello il suo arresto e tiro, una alta parabola che non va e il rimbalzo è di Riccardo Bartolozzi. In campo la Costa d'Orlando adesso con Tamburrini, Bartolozzi, Bolletta, Spasojevic e Balic, c'è il fallo intanto fischiato alla difesa di Pozzuoli che è in campo invece con Carrichello, De Ninno, Di Marco, Bini è l'impronunciabile. No, Memedovic, c'è di peggio, okay. Fati Memedovic. Con il numero 20. Sì. Mi scuserà naturalmente Memedovic. Assolutamente, assolutamente. Tu sei decisamente più pratica a pronunciare il suo cognome. Bartolozzi da sotto, tenta un canestro impossibile, lo realizza anche con un po' di fortuna Riccardo Bartolozzi. 52-30, mantiene questi 22 punti di vantaggio la Costa d'Orlando che garantiscono comunque un proseguimento di gara decisamente tranquillo. Adesso è De Ninno che va fino in fondo e c'è il fallo fischiato a Spasojevic che invece, anzi a Bartolozzi, che sperava in uno fallo di sfondamento. Due tiri liberi per Pozzuoli e c'è il cambio, esce Spasojevic. Entra Enrico Di Costa. Terzo fallo Tamburrini. Ah, il fallo è stato fischiato a Tamburrini, è il suo terzo fallo. Di Costa in campo adesso, ha realizzato 9 punti Enrico Di Costa. Intanto in lunetta per la Virtus Pozzuoli c'è Fabrizio De Ninno, diciamo, che si è aggregato successivamente al roster puteolano, un ottimo acquisto, un ragazzo che sta dimostrando di crescere molto anche lui, molto bravo sia in attacco ma soprattutto in difesa, un ragazzo che non molla. Poi fisicamente è anche messo molto bene. Eh sì, ed è un 97, quindi anche molto giovane. Intanto sbaglia tutti e due i tiri liberi De Ninno, però riconquista il rimbalzo offensivo Pozzuoli e subisce fallo. E quindi il secondo fallo di squadra per la Costa d'Orlando. Terzo fallo anche per Bolletta, un po' si complica adesso la situazione falli per la Costa d'Orlando, anche se mantiene comunque 22 punti di vantaggio, 52-30 il punteggio. Adesso in attacco Pozzuoli con Di Marco, la sua finta da tre punti, il pallone viene ceduto ad un compagno che sbaglia ma riconquista il rimbalzo d'attacco e poi realizza da sotto Medevic. Balic per la Costa d'Orlando, su di lui Di Marco, le finte di Balic, il pallone ceduto nelle mani di Bartolozzi, l'uno contro uno proprio con Bini che commette fallo. Ci sarà rimessa per la Costa d'Orlando, il secondo fallo di squadra ed è il primo fallo per il numero 16 Matteo Bini. Perde il pallone la Costa d'Orlando e va fino in fondo in questo cost to cost, uno contro nessuno, Carrichello. Praticamente da solo mette a segno due punti. E adesso è a meno 18 Pozzuoli, che comunque ha dato segnali di risveglio rispetto ad un inizio veramente traumatico per la squadra ospite. Veramente sembrava per 14 minuti, anzi per 16 minuti non ha praticamente giocato. Esatto. Amar Balic sbaglia ma il rimbalzo d'attacco è di Enrico Di Costa che appoggia al ferro con le sue lunghe leve. Coach Gentile ha qualcosa da dire agli arbitri, ma normale naturalmente discussione senza nessun riscaldamento degli animi, assolutamente. De Ninno, il pallone fuori per Bini, l'uno contro uno con Bartolozzi, buono il movimento di Bini che va fino in fondo, un bel canestro di Matteo Bini. Di nuovo meno 18 per Pozzuoli, 54-36. Adesso è la Costa d'Orlando avanti con Tamburrini, il blocco di Costa.
ancora per Bartolozzi, che ha tutto lo spazio per tirare da tre punti. Riccardo Bartolozzi, lasciato colpevolmente libero, battezzato forse non capace di mettere triple, ma invece lui le fa. Risponde Memedovic, mamma, bravissimo Fadi, lasciatemelo dire, giovanissimo, cresce molto bene il numero 20 Fati Memedovic, e quest'anno ci ha regalato anche una tripla, un giocatore che a Pozzuoli si vuol far passare da centro, sicuramente lo è vista anche la corporatura, ma lui dice che ama giocare anche da fuori e stasera sembra dimostrarlo. Ottima la risposta di Memedovic alla tripla di Bartolozzi, quindi due lunghi che tirano dai 6,75, intanto c'è un fallo in difesa fischiato a Pozzuoli, fischiato a Bini, è il suo secondo fallo consecutivo, 57-39 adesso il punteggio, sempre più 18 per la Cosa d'Orlando che rimane in possesso palla. C'è cambio, è pronto ad entrare Thiam al posto di Memedovic. Di Coste su di lui proprio Thiam, che riesce a contrastarlo, riconquista il pallone Pozzuoli con Di Marco che scarica fuori per il compagno De Ninno, che però sbaglia, non era facile da ricevere questo pallone, comunque troppo basso. No. Perde una buona occasione per accorciare le distanze Pozzuoli, 57-39, sempre più 18 a 4 minuti e 15 dalla fine del terzo parziale. Tamburrini, blocco di Coste che parte subito ad attaccare il canestro, ma non viene servito dal compagno, allora il pallone finisce nelle mani di Amar Balic, viene raddoppiato ancora per Di Coste, fuori per Tamburrini che va fino in fondo, ancora per Di Coste che viene ostacolato e il pallone non vuole entrare per la Cosa d'Orlando. Doppio errore da sotto per Enrico Di Coste, che a volte potrebbe schiacciare con più facilità, ma invece preferisce appoggiare al ferro. La tripla che non va, questa volta tentata da Carrichello, riparte allora la Cosa d'Orlando, sta sprecando tante occasioni per accorciare le distanze Pozzuoli, allora Bartolozzi cerca di rimettere le cose a posto, ma non ci riesce nemmeno lui. Riparte ancora Pozzuoli con il pallone nelle mani di Di Marco che scarica fuori per Bini, il fallo commesso da Bartolozzi, un po' ingenuo questo fallo perché non avrebbe mai potuto recuperare, e quindi concede tre tiri liberi adesso al suo avversario Bartolozzi, peraltro è anche il suo terzo fallo. Intanto Bini in lunetta, che ai liberi fino a questo momento ha realizzato 0 su 2, quindi vediamo se questi tre potrebbe anche essere stata una buona scelta quella di Bartolozzi di commettere fallo, peccato che è il suo terzo fallo. C'è il time out richiesto da coach Condello, è uscito intanto proprio Bartolozzi, ha dato spazio in campo a Spasojevic, 57-39, segnali di risveglio se vogliamo per Pozzuoli, anche se sinceramente mi sembra che l'inerzia rimanga ancora in mano alla Cosa d'Orlando, che sì, quando sembra voler premere sull'acceleratore c'è poco da fare per Pozzuoli. Mette facilmente in difficoltà Pozzuoli, questo senza dubbio, però almeno riusciamo a vedere i ragazzi di Pozzuoli un attimino più presenti in campo, e non posso sbilanciarmi oltre perché comunque la prestazione di Pozzuoli questa sera non è delle migliori, quindi 40 punti in circa tre quarti perché mancano 3:24 al termine del terzo quarto, sono veramente pochi. Vediamo un po' anche gli altri risultati di questa penultima giornata di campionato: Olimpia Matera Deco Caserta 48-53 al 25esimo, Virtus Arechi Salerno Yul Basket Roma 49-52 sempre al 25esimo, Green Basket Palermo Palestrina 52-54 al 24esimo, Napoli Scauri 52-41 al 22esimo, e poi si conferma appunto la vittoria di Catania con Valmontone. Intanto Bini mette a segno il primo tiro libero. Che poi la vittoria di Catania su Valmontone significherebbe anche che se la Cosa d'Orlando dovesse vincere questa gara, come sembra che sia, contro Pozzuoli, potrebbe anche perdere a Battipaglia, perché comunque sì, la differenza canestri è a scontri diretti a favore della Cosa d'Orlando nei rispetti di Valmontone, che dovrebbe comunque giocare contro la Yul, e a questo punto dopo questa sconfitta
poteva significare l'ultima giornata di campionato uno scontro diretto per la salvezza, invece la Yul così è matematicamente salva. Un passo falso di Van Montone in casa contro Catania, che sinceramente non aveva più nulla da chiedere a questo campionato, visto che penultima era e penultima rimane. E attenzione, no. Sì, perché dipende dal vostro certo, dipende dalla vostra posizione. Dalla nostra posizione, ma anche dalla loro, perché qualora Catania dovesse vincere con Napoli, andrebbe a 16 punti ed eventualmente, se Pozzuoli dovesse perderle entrambe, a 14, quindi Pozzuoli scivolerebbe in penultima posizione, Catania in terz'ultima, e quindi scontri diversi. Quindi Pozzuoli andrebbe a giocare sempre da sfavorita per quanto riguarda il fattore campo, sì, quello contro già, quello ormai non c'è niente da fare, con Valmontone, e Catania se la giocherebbe con Palermo. E voi chi preferireste incontrare mentre c'è Spasojevic dalla lunetta per due tiri liberi? Ecco, tra noi, tra Palermo e Valmontone. Noi chi preferiremmo incontrare? A freddo ti direi Palermo, perché Valmontone è tosta, è una squadra che ci ha messo maggiormente in difficoltà rispetto a Palermo. Realizza intanto il tiro da sotto Enrico Di Costa, conquistando il rimbalzo sull'errore al tiro libero di Spasojevic, 60-41, prego. Quindi dicevo, c'è questo fattore, però vediamo il punteggio adesso. Palermo Palestrina, seconda in classifica, 52-56, quindi Palermo è tosta, è grintosa, Palermo ci crede e potrebbe essere pericolosa. In più ci sarebbe il problema della trasferta, perché comunque Napoli-Palermo è una trasferta che andrebbe a pesare sui ragazzi, a differenza di Valmontone, che comunque è praticamente vicino, sono due ore, certo, neanche due, guarda, ore di macchina. Adesso ne parliamo, intanto c'è Bolletta che realizza e subisce anche fallo, si presenta alla lunetta per concretizzare un gioco da tre punti. Se vuoi il mio personalissimo parere, sì, arrivato a questo punto è soltanto una questione di spese e di viaggio, perché posso garantirti che sia Valmontone che Palermo sono due squadre decisamente molto forti, molto attrezzate. Mi sorprende ancora oggi vederle disputare i play-out, ad essere sincero, ma hanno avuto entrambe difficoltà durante la stagione, però anche soltanto per il roster. Carrichello intanto realizza da sotto, vedendo il roster, vedendo e sapendo anche quanto hanno speso, sinceramente sono due formazioni veramente molto toste da affrontare, quindi arrivato a questo punto è meglio spendere anche meno e fare meno chilometri nei play-out e questo affrontare, sì, Valmontone per voi. Questo sì, però io sinceramente, a caldo, a pelle, sensazione mia, io sento meglio Palermo. Non lo so, è una cosa, probabilmente una questione mia. Intanto, scusami, stoppato, certo, due volte da Tiam Enrico Di Costa, due volte consecutive, scadono i 24 secondi, allora tira da tre punti, ma non va, sfortunato in questo caso Pozzuoli, il pallone rimbalza tra mani e braccia nell'area pitturata della Costa d'Orlando, che poi commette fallo su Carrichello. Fasi veramente confuse della partita, scusate se magari ci dilunghiamo in considerazioni del post season, ma sinceramente la gara in questo abbastanza momento decisa. Ha poco da dire, anche se Pozzuoli sta tentando il recupero. E rientra in campo Luca Fowler a posto di Spasojevic, intanto possesso adesso per Pozzuoli, entrambe le squadre dopo questa azione saranno in bonus, già lo era Pozzuoli, adesso ci entra anche la Costa d'Orlando. Riceve Carrichello, che ha subito poco fa il fallo, ancora Di Marco, su di lui Amar Balic, riesce a sfuggire alla sua marcatura, lo scarico fuori per Carrichello, dentro per Tiam che riceve questo difficile pallone, e poi il tiro costretto sulla sirena, ma belle mani di Tiam che realizza un gran canestro, 62-45, a 1 minuto e 20 dalla fine del terzo quarto. Amar Balic, Fowler per il pallone perso della Costa d'Orlando, perché Tamburrini ha atteso troppo il passaggio per Balic, che non è riuscito a controllare questo pallone, quindi palla persa per la Costa d'Orlando a un minuto dalla fine. Condello cerca di svegliare i suoi, non vuole rischiare nulla, anche se, ripetiamo, la salvezza è già in tasca per la Costa d'Orlando, vista la sconfitta interna di Valmontone contro Catania. Il tiro da tre punti di Di Marco che non va, il rimbalzo conquistato da Tiam che bene combatte con Di Costa, che poi commette un fallo di frustrazione, secondo me, per non aver conquistato questo rimbalzo. Allora, come sul numero 7 Di Costa,
adesso secondo fallo. Secondo fallo per lui, manda in lunetta Di Marco. Più 17 adesso per la Costa d'Orlando. Abbastanza costante il vantaggio di Capo d'Orlando. Non riesce però ad approfittare di questi momenti importanti per Pozzuoli per cercare di ricucire e chiudere con meno distacco il terzo parziale. Realizza il secondo tiro libero Di Marco, fa 1-2. Più 16 adesso per la Costa d'Orlando a 45 secondi dalla fine del terzo quarto. La partita comunque si avvia velocemente alla sua conclusione senza grandi interruzioni. Lo scarico fuori per Balic, ancora per Bolletta, circola bene il pallone per la fase offensiva della Costa d'Orlando. Bolletta sbaglia però il suo tentativo da due punti, riconquista il rimbalzo comunque la Costa d'Orlando con Balic, si riparte con altri 14 secondi di azione d'attacco. Da tre punti Luca Bolletta. Paradossalmente questa partita, che era comunque più importante per Capo d'Orlando per ottenere la salvezza, adesso si è trasformata in più importante per Pozzuoli per mantenere la 14ª posizione. Proprio nel basket le cose cambiano in un secondo proprio. E finisce il terzo parziale sul punteggio di 65-46. Gli ultimi 10 minuti vivremo tra poco qui dal Pala Valenti. Di nuovo in diretta qui dalla Pala Valenti per gli ultimi 10 minuti della gara tra la Costa d'Orlando e Pozzuoli. Giustissima la considerazione di Martina di poco fa, cioè che questa gara, che doveva essere fondamentale per la Costa d'Orlando per il raggiungimento dell'obiettivo stagionale, cioè la salvezza senza passare dai play-out, nel corso si è trasformata invece più importante a Valmontone, e questo a causa della Pozzuoli, a questa causa della sconfitta di Valmontone contro Catania in casa, che adesso ha regalato la salvezza alla Costa d'Orlando, ma ha messo ancora più nei guai, casomai sì, ce ne fosse ancora bisogno, Pozzuoli, perché adesso si gioca con Catania la penultima posizione, insomma significherebbe comunque dover scegliere di affrontare o Valmontone o Palermo. Pozzuoli attualmente non decide neanche più questo, cioè neanche l'avversaria, certo, praticamente, certo. Però comunque mi sento di dire che arrivare ultimi, cioè scivolare proprio all'ultima giornata di campionato, dalla 14ª alla 15ª posizione, anche a livello di morale può pesare non poco, quindi forse soltanto questo è il motivo per evitare la 15ª posizione. Poi alla fine incontrare Valmontone, incontrare Palermo, non saprei dire. Sì, no, ma sono entrambe delle buone formazioni, sì, effettivamente, ripeto, mi stupisce di vederle giocare i play-out entrambe. Pozzuoli paga forse anche l'inesperienza di questa prima stagione in Serie B. Tanto.
tanto, la paga tanto, però mi sento anche di dire, forse sono un po' di parte, però vedendo anche gli uomini che ci sono in campo, come dicevi anche tu, Tessitore, Carrichiello, Bini, Di Marco, sono giocatori di esperienza, e vedere una squadra con questi elementi in quattordicesima posizione fa un po' strano. Quindi proprio è palese che ci sia stato durante la stagione qualcosa che non ha funzionato. Va fino in fondo ma sbaglia, allora il pallone nelle mani di Thiam che viene però stoppato da Di Costa, allora il tentativo da tre punti di Tessitore che non va, il rimbalzo conquistato da Di Costa. Un po' di confusione in queste fasi della partita, c'è Pozzuoli che tenta naturalmente di rientrare in gara. Il pallone dentro adesso per Di Costa, però non può mai raggiungere questo pallone troppo alto di Amar Balic. Tanti errori, però il punteggio insomma rimane praticamente quasi invariato, 65-47, sempre più 18 per la Costa d'Orlando, però è Pozzuoli adesso in possesso palla con Bini che cede il pallone nelle mani di Di Marco, ancora Tessitore. Bello il pallone per il tentativo di schiacciata, però sfugge il pallone dalle mani a Thiam. Adesso è Bolletta che riceve da Balic, dentro per Di Costa, fuori ancora per Fowler, per Tamburini che va fino in fondo e viene stoppato dalla prestanza atletica di Thiam che se da un lato sbaglia una possibile schiacciata, dall'altro dimostra comunque di avere tutti i mezzi per ben crescere a Pozzuoli. È giovane, Thiam, certo. Paga sicuramente l'inesperienza, classe 98, un ragazzo che ha bisogno ancora di crescere, poi probabilmente per il fisico che ha in Serie B più che un centro sembrerebbe un'ala. Sì, in effetti sì, probabilmente gli mancano sicuramente un po' di muscoli, l'altezza magari c'è. Il pallone per Di Costa, ancora buono il suo movimento e realizza un bel canestro Enrico Di Costa, non era semplicissimo dopo una piroetta. Riparte adesso Pozzuoli, sempre con Di Marco in cabina di regia, più 20, adesso il pallone per Carrichiello che però se lo trascina fuori. Di Costa che realizza il suo 15° punto, quindi come all'andata un po' Pozzuoli soffre l'altezza di Di Costa, d'altronde ha sofferto anche Bartolozzi che in questo momento è in panchina ma già autore di 17 punti. Quindi Pozzuoli manca di un centro, sì, forte, titolare. E quindi qualunque giocatore di esperienza nel ruolo di 5 ci sia nell'altra squadra, Pozzuoli lo soffre, abbiamo visto anche la scorsa settimana, per non risalire troppo indietro, Bisconti ci ha distrutto. La tripla adesso di Bolletta che significa più 23 per la Costa d'Orlando che vuole mettere definitivamente le mani su questa partita, 70-47, 7 minuti e mezzo dalla fine. Carrichiello, su di lui Fowler, raddoppiato Carrichiello, perde il pallone che viene riconquistato da Di Costa, splendido il suo apporto anche in fase offensiva e difensiva, adesso sbaglia invece dopo una bella azione di transizione Bolletta da sotto. Bini riceve, va fino in fondo, anche lui un errore grossolano, veramente banale, aveva fatto tutto bene ma è mancato proprio l'appoggio al ferro. Tanto cambio per la Virtus Pozzuoli, esce Ernesto Carrichiello, entra Genadic. Dicevi impronunciabile Mehmedovic, no, lui Genadic ok, ma ha un nome veramente impronunciabile. Dai, Strachinia. Come? Strachinia. Strachinia. No, io ormai ci riesco. Sbaglia intanto Bini il suo tiro da due punti, allora il rimbalzo conquistato dalla Costa d'Orlando che riparte con Balic, il suo tentativo che non va ma riconquista ancora la palla la Costa con Fowler che cede dentro per Di Costa che va fino in fondo affrontando Thiam e mette altri due punti, 17° punto per il lungo della Costa d'Orlando, adesso prende il largo proprio la squadra di casa. 72-47, 6:36 ancora da giocare prima del termine della gara. Per Pozzuoli in attacco c'è Matias Di Marco, lo scarico intercettato per un attimo da Di Costa e poi va fino in fondo Thiam ma non riesce a realizzare, perde un altro pallone in attacco Pozzuoli. La partita ha veramente poco da dire sino a questo momento,
Pozzoli è partita sottotono, ha continuato sottotono, ha avuto un breve momento di ripresa, ma quando ormai c'erano già 20 punti di vantaggio da parte di Castel Orlando, quindi a poco sono serviti. Riparte Amar Balic, le sue finte mandano fuori tempo gli avversari e realizza altri due punti Amar Balic. Il tiro da tre punti invece di Tessitore che non va. Ci riprova adesso Pozzuoli, ancora un altro errore. E c'è il cambio, doppio cambio, uno per la Costa d'Orlando. Esce Amar Balic tra gli applausi del pubblico. Buona la sua prestazione, anche se non dal punto di vista realizzativo. È sicuramente stato fondamentale nel giostrare al meglio i propri compagni. Abbracci per lui in panchina. Mancano 5 minuti e 53 secondi, 74-47, praticamente quasi un ossimoro questo risultato. Sì, assolutamente, si proprio speculare il risultato, c'è veramente poco da dire, la partita è più che andata. Anzi no, è proprio un ossimoro. Sì, assolutamente, sì, proprio è preciso. Non è mai capitato, sinceramente. No, a Pozzuoli sì, purtroppo sempre dall'altra parte, mi viene da dire, però... Riparte la Costa d'Orlando con Tamburrini, su di lui il raddoppio, poi Bini decide di seguire Bolletta, Tamburrini ci prova ma sbaglia, poi il possesso palla finisce nelle mani di Pozzuoli con una rimessa. Condello invita i suoi a far girare il pallone, a passarlo e non intestardirsi in penetrazioni improbabili. Riparte adesso Tessitore, le sue finte su Bolletta, lo scarico fuori per il tiro da due punti di Memedovic. Memedovic che va in campo adesso Ferrarotto. Fowler va fino in fondo, Fowler vorrebbe un fallo che però gli arbitri non fischiano, allora riparte ancora Pozzuoli. 74-49, il pallone per Bini, dentro per Memedovic che questa volta però sbaglia. Il rimbalzo adesso è di Enrico Di Costa che fa la voce grossa sotto le proprie plance ma anche sotto le plance degli avversari. Ha già tirato giù 14 rimbalzi Enrico Di Costa, doppia per lui. Ferrarotto va fino in fondo e realizza un magnifico canestro grazie alla sua rapidità. 76-49, 4 minuti e mezzo dalla fine della partita. Tessitore, il suo tiro non va, allora il pallone è preda di Bolletta che lo cede nuovamente a Ferrarotto. Tamburrini, pallone per Fowler, il suo tentativo da tre punti non va, un po' forzata questa scelta di Luca Fowler che probabilmente vuole entrare anche lui nella partita. Ancora 0 punti, 0 su 4 da 3 punti per Luca Fowler, non decisamente una grande serata. Sbaglia da sotto incredibilmente Bini, un canestro praticamente già fatto. È il secondo che sbaglia più o meno in questo modo, proprio Pozzuoli non c'è. Ferrarotto da 3 punti, sfortunato questa volta il giovanissimo Alessio Ferrarotto, il pallone viene sputato dal ferro e poi c'è il fallo. Il numero 6 Tamburrini che viene sostituito con l'ingresso in campo del numero 18 Triassi. Adesso spazio ai più giovani naturalmente per Condelli, è pronto a entrare anche Spasojevic al posto di Luca Bolletta. C'è un atteggiamento proprio quasi di saluti dalla panchina, sì, della Costa d'Orlando. Quindi la notizia che Balbottone ha perso secondo me è arrivata, sì, ma sicuramente c'è atteggiamento di saluti, di festa, giustamente la salvezza risicata praticamente, quindi è giusto che sia così, è bello che sia così. Secondo anno consecutivo salvezza senza passare dai play-out per la Costa d'Orlando, che vogliamo è ancora la matricola di questo campionato, è la sua seconda stagione nella sua storia. Peraltro anche molto recente, è nata soltanto 5 anni fa la Costa d'Orlando, però insomma paga diciamo l'organizzazione fino a questo momento e soprattutto l'ottimo lavoro di coach Condello, uno dei coach probabilmente più invidiati in Serie B.
Il pallone sbagliato di Fowler per Ferrarotto. E c'è un altro doppio cambio, sono pronti ad entrare con il numero 8 Scafidi e con il numero 2 Arto. Escono Di Coste e Fowler e praticamente ci sono i 5 under in campo. Anche un bel momento di chiusura, diciamo, della Costa d'Orlando, sì, che ha sempre puntato tantissimo sul proprio vivaio, con le proprie scuole basket, con la Costa d'Orlando Academy. Dentro adesso il pallone per Medevic che sbaglia però da sotto, il rimbalzo conquistato da Spasojevic che gioca da 5. Il che Pozzuoli ha schierato gran parte della sua formazione giovane con Conforto 99, Deninno 97, Medevic 2000, Genadic 2000, poi c'è Matteo Bini che coordina il tutto, classe 94, quindi anche coach Gentile opta per questa strada. Dicevi, salvezza senza passare dai playout, era questo l'obiettivo anche di Pozzuoli, purtroppo non è stato centrato. Devo aggiungere un'altra cattiva notizia per la formazione Flegrea, perché anche qualora dovesse superare il primo turno di playout con Valmontone o con Palermo, che sia, ci sarà comunque obbligatoriamente, Pozzuoli dovrà passare, quasi obbligatoriamente dovrà passare per gli spareggi poi nazionali. Sì, però su 4 squadre 3 si salvano, ne retrocede soltanto una. Assolutamente comunque... sì, però è una gara secca, si complica ancora di più la cosa, però non è ancora nulla di certo, cioè non c'è nulla di certo, quindi a Napoli si fanno sempre le previsioni nella peggiore delle ipotesi, poi tradizione. Incontro che si avvia alla conclusione, mancano 120 secondi alla fine di questa gara nettamente dominata dalla Costa d'Orlando, 76-51 adesso il punteggio. La schiacciata bellissima del numero 23 Genadic, bello il gesto atletico del giocatore, in qualche modo si è anche sfogato con questa schiacciata. Adesso il fallo subito da Ferrarotto. Io questa schiacciata la spiego. Sì. Questa schiacciata viene da un ragazzo che ha giocato pochissimo quest'anno in Serie B, un ragazzo che però ci crede e che probabilmente stasera si è un po' riscattato con questa schiacciata. Mettiamola così. E mettiamo anche il caso che possa essere magari maggiormente utilizzato per i prossimi impegni, sicuramente molto importanti. Assolutamente sì. Si riparte con la Costa d'Orlando in possesso palla, con Ferrarotto, il suo tentativo di andare fino in fondo poi bloccato dall'ottima interdizione difensiva di Pozzuoli, perde palla ingenuamente la Costa d'Orlando, però non ne approfitta il numero 23. Non era facile da controllare per un lungo, no, questa palla, no, assolutamente. 76-53 più 23 per la Costa d'Orlando, 1 minuto e 20 dalla fine della gara, che non si aspetta altro che finisca sinceramente. Praticamente ci sarà sicuramente il boato del palazzetto alla gioia per la salvezza. Assolutamente sì, corto il tiro di Triassi che sta cercando i primi punti in questa partita. Quintetto veramente giovanissimo, il più grande avrà 17 anni in campo per la Costa d'Orlando. Tentativo da 3 punti adesso che non va nemmeno per Pozzuoli, poi il rimbalzo offensivo conquistato da Di Ninno che realizza 2 punti, 76-55 il punteggio. Sì, intanto ancora Ferrarotto va fino in fondo e appoggia al ferro, bel canestro anche per lui. Di nuovo più 23 per la Costa d'Orlando, mancano 35 secondi alla fine della partita. Ultime due azioni di questa gara, l'intercetto difensivo di Triassi e riparte allora la Costa d'Orlando con il pallone nelle mani del numero 8 che tenta questo tiro che non va. Il rimbalzo conquistato comunque dalla Costa d'Orlando, potrebbe anche finire qui la partita, anzi no, c'è il tentativo ancora di Triassi che viene però stoppato, prende una botta in testa ma si continua a giocare, mancano 13 secondi. Di Ninno va fino in fondo a segnare, naturalmente gli arbitri non fiscano praticamente più. E finisce così la gara, mancano 6 secondi, Condello dice di non andare a canestro. Salvezza conquistata per la Costa d'Orlando, a prescindere da questa vittoria era arrivata la sconfitta interna di Valmontone che garantisce la permanenza in Serie B alla Costa d'Orlando. Martina, in bocca al lupo per tutto, per la tua Pozzuoli, naturalmente per quello che fai, e grazie per essere stata con noi.